Allora, siamo in compagnia con il superiore di Monsignor Cozzi, perché lui diceva questo, diceva io obbedisco a Don Guido Barbella. Io credo che Don Guido abbia davvero da raccontarci tantissimo. Ecco, siamo però in procinto della cerimonia religiosa. In sintesi, qualche battuta su Monsignor Cozzi, un ricordo in sintesi. I ricordi sono tantissimi, che esprimerli così in pochi istanti è difficile. Io quello che ricordo è la sua grande umanità, cioè questa capacità di creare rapporti immediati. E noi abbiamo visto ieri sera una folla immensa, ma gente che piange come se fosse deceduto un familiare. E questa è una cosa che ti tocca. La seconda caratteristica è l'amore alla fraternità sacerdotale, cioè lui ha saputo creare fraternità sacerdotale con me. Difatti lui diceva che io non scelgo Trecchina, ma scelgo il sacerdote per stare con lui, non mi interessa il paese, può essere Trecchina, può essere Lauria, può essere qualsiasi altro luogo. E la terza cosa, una grande profonda spiritualità, un amore a Gesù Cristo che per lui era il tutto della sua vita, della sua esperienza sacerdotale. Lui portava molto bene quel motto del Beato Domenico Lentini, Cristo tutto, solo Cristo, che era per lui come un punto di riferimento per la sua vita. Certo, oggi portare questo bagaglio addosso non è facile. Io dico che mi sento uno scarabocchio di fronte a un'opera d'arte, no? Perché ieri sera dicevo io, chiedevo scusa davanti alla barra perché chissà quante cose mi rimprovero di non aver fatto che avrei dovuto fare a lui. Il Signore mi usi misericordia anche lui dal cielo. Don Guido, possiamo dire che anche noi abbiamo avuto il nostro Papa Francesco, anzi forse addirittura un anticipatore di Sì, Papa Francesco. lui è stato un anticipatore proprio per il suo stile di vita. Mi ricordo quella sera quando si affacciò Papa Bergoglio e fu annunziato prima, e allora lui sbatté il pugno sul tavolo e dice: ecco quello che ci voleva, me l'aspettavo, questo ci voleva. Proprio perché non è che lo conosceva, però qualche lineamento che aveva ascoltato, e allora gli faceva un po' presagire qualcosa, e lui si meravigliava di come era stato il conclave così, coraggioso nell'eleggere questo cardinale sudamericano. Io, quando siamo stati in udienza con i ragazzi della prima comunione, con le famiglie, avrei voluto che venisse anche lui perché lui doveva venire, se non che lui, cioè per la malattia, mi disse che sicuramente non poteva venire, però io ho insistito che scrivesse un biglietto e lui ha scritto un biglietto dicendo lo ringraziava del sì detto allo Spirito Santo quella sera dopo il conclave, cioè questo è anche per il coraggio che ha avuto di guidare la Chiesa in un momento così particolare. Don Guido, in conclusione, ha seguito il parroco Don Guido, ma alla fine sicuramente si è compenetrato con la realtà di Trecchina. Qual è una cosa particolare che gli piaceva di Trecchina? Magari, che ne so, una festa particolare o un momento particolare, qualche associazione, ecco, No, io quello che a Monsignore piaceva di più era la piazza. la piazza, La piazza, le ma no, passeggiate ecco, mattutine. non in quanto tale, Sì. ma perché la piazza gli dava l'opportunità di incontrare la La gente. gente. E lui incontrava molta gente che non veniva in chiesa, gente che poi dopo mi dicevo ho incontrato questo, ho incontrato quest'altro. E lui ci teneva tanto a incontrare soprattutto le persone che non frequentavano. Tu non sei stato ieri alla veglia che abbiamo fatto, ma e anche ieri tutta la giornata, Sì. ma se gente che è venuta che tu non avevi mai immaginato a piangere, come se fosse morto uno di famiglia. Cioè, questo mi ha colpito molto, nel dire cosa abbiamo perso, cosa abbiamo perso.
cioè come quando in famiglia si dice questo, quando viene a mancare un congiunto particolare. La casa canonica da domani mattina sarà più vuota, vero? Molto, molto vuota. Già da stanotte è stato duro dormire da solo e con i ricordi dentro. Che bello, grazie. Prego. Don Marcello, oggi i parroci, i sacerdoti dicono che non è una giornata triste, ma una giornata pasquale, è così? Beh sì, è quello che lui ha sempre pensato, è quello che lui ha sempre detto, è quello in cui lui ha sempre creduto. È un passaggio, Pasqua, un passaggio da questa vita alla gloria di Dio. Io penso davvero che lui oggi sta gioendo e continuerà a pregare per noi con molto più efficacia rispetto a prima, perché adesso è davanti al volto del Padre. Umiltà ed essenzialità, queste sono le due direttrici della vita di Monsignor Cozzi, è così? No, vorrei aggiungere anche franchezza. Vorrei aggiungere anche franchezza. Umile sì, generoso molto, franco. È stata una persona che non l'ha mandata a dire, l'ha sempre detto in prima persona. Basta leggere tutte le sue lettere pastorali, poi quella fantastica sull'insediamento della Fiat a Melfi, le sue denunce, la franchezza che si possono permettere soltanto gli autentici uomini di Dio. In conclusione, Don Marcello, da vescovo ritorna a fare il viceparroco, una lezione che lascia senza parole. È una lezione per tanti, non solo all'interno della Chiesa, ma direi anche all'interno della società tutta. Certo. È una lezione per chi invece pensa che la vita è un continuo scalare le montagne, certo, arrivando poi fino a chissà dove. È una grande lezione di umiltà. Certo, in questo momento, in questa Chiesa, c'è bisogno di queste grandi lezioni di umiltà, ma d'altronde Papa Francesco ci sta facendo capire che forse se si torna in quella direzione potremo avere ancora tantissime altre lezioni. Noi ringraziamo il Signore invece per questa lezione che Lui ci ha dato. Grazie Don Marcello, grazie, 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 gentilissimo. Grazie. Un ricordo di Monsignor Cozzi. Quanti ricordi in 10 anni? Io diciamo che sono molto vicino alla Chiesa, ricordo soprattutto le sue prediche. Diciamo che ci ha fatto ritrovare il gusto di ascoltare le prediche. È stato veramente, era molto, molto conciso. Molto. E poi la cosa che ci ha stupito, anche avendo la sofferenza addosso, quando si metteva a predicare sembrava rinato in pratica, qualsiasi tipo di sofferenza andava via. Veramente molto, molto carico quando predicava, questo è il ricordo soprattutto mio personale. Qual era la qualità che ricordi in particolare, che ti colpiva? L'umiltà perché era il classico, no, non era un vescovo visto da, cioè che si guardava da parte, anzi scendeva proprio al di sotto. E lo dimostrava andando in piazza, passeggiando con tutti, parlando con tutti. E poi un altro ricordo, le sue confessioni, lunghe, ma era una chiacchierata proprio di quelle. Sì, questo insomma, ci mancherà proprio tanto. Grazie. Allora, Monsignor Iacovino, un ricordo in una giornata molto triste, non solo per le parrocchie del territorio, ma per tutta la Basilicata, visto l'attività pastorale di Monsignor Cozzi. Io non direi una giornata molto triste, noi siamo contenti. Rendiamo grazie al Signore per averci donato questo sacerdote e questo vescovo, perché ha vissuto dentro la coerenza evangelica fino all'ultimo momento. Ed ha vissuto anche il momento della sofferenza e del trapasso con una gioia grande e una grande serenità. È quello che mi ha meravigliato, lui era proprio pronto a questo momento, lo aspettava con tanta serenità e infondeva più coraggio lui dal letto della sofferenza che noi che pensavamo di andarlo a consolare. Ecco, io riflettendo anche con qualcheduno ho visto in lui un po' un anticipatore di Papa Francesco. Ecco, Papa Francesco ci sta sorprendendo con i gesti eccetera, ma Monsignor Vincenzo Cozzi ha sempre vissuto in questo modo. Ecco perché siamo contenti. E dicevo anche l'altro giorno alla
signora che l'accudiva, che bisognerebbe oggi indossare anche gli abiti bianchi della festa, perché veramente è una festa per noi e una festa in giro anche. Grazie. Eccellenza, anche lei a Trecchina, nella diocesi di Tursi Lago Negro, per vivere questa giornata speciale. Un sacerdote diceva: non è una giornata triste, è una giornata invece bella, dedicata a Monsignor Vincenzo Cozzi. Sì, possiamo usare la parola bella se la colleghiamo al fatto che Monsignor Cozzi è stato pastore e Gesù è il buon pastore che guida il suo gregge verso l'eternità, per cui egli pastore su questa terra ora è nel paradiso e gode quella bellezza che in vita ha cercato di offrire al suo popolo, alla sua gente. Eccellenza, il suo rapporto con Monsignor Cozzi, ecco. È un rapporto che ha due, diciamo, sfaccettature, ecco. La prima, perché anch'io sono originario della diocesi di Teggiano Policastro, quindi c'è un'origine comune. E poi per molti anni ho insegnato nel seminario di Potenza e Monsignor Cozzi era vescovo di Melfi e i suoi seminaristi sono stati miei alunni e quindi c'era un rapporto tra il professore che ero io e il vescovo di Melfi che era Monsignor Cozzi. Eccellenza, stiamo chiedendo a tutti la qualità, la peculiarità di Monsignor Cozzi, all'unisono tutti affermano l'umiltà. Sì, la parola che subito viene in mente, un'umiltà, aggiungo, che ha reso vere le relazioni che ha avuto con tutti. Grazie, grazie eccellenza. Allora, siamo in compagnia del parroco di Sapri che stamattina ha voluto onorare la Monsignor Cozzi e tutte le comunità di questa diocesi che un tempo, Sapri era accomunata assolutamente a questa parte di territorio. Sono molto legato a Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Cozzi già da piccolo, perché sono stato alunno suo, è stato professore, rettore e man mano con gli anni c'è stato un rapporto di amicizia, di devozione filiale verso il Vescovo. Anche negli ultimi anni siamo venuti qui con Sua Eccellenza perché c'era un'esperienza comune che facevamo, quindi con un gruppo di sacerdoti venivamo per arricchirci della sua presenza, essere illuminati e sostenuti dal suo consiglio così saggio e così pastorale. Tra l'altro Sapri ha avuto in passato, se non vado errato, il Monsignor Cantisani, quindi davvero un legame strettissimo Sapri e le personalità di questo territorio. Io sono nella parrocchia San Giovanni Battista, sono due parrocchie a Sapri, l'Immacolata e San Giovanni Battista. Ogni anno nella festa di San Giovanni Battista invitavo alternando Sua Eccellenza Cantisani e Monsignor Vincenzo Cozzi, quindi erano esperienze molto belle, il popolo davvero venera Monsignor Cozzi e anche Monsignor Cantisani. Benissimo. Ecco, torniamo a Monsignor Cozzi, la sua particolarità. Tutti condividono il concetto dell'umiltà, insomma, come segno distintivo di questo sacerdote è diventato vescovo. Sì, sì, una tanta umiltà, povertà, dire semplicità, una relazione paterna che con noi. E veramente noi attendevamo di incontrarci perché c'era una gioia reciproca che ci comunicavamo e direi tanta ricchezza di fede che attingevamo da questa figura pastorale così bella, così sempre aggiornata e camminava secondo le direttive del Concilio Vaticano II. Ecco, ci dispiace molto, ma già l'abbiamo lì nel cielo e certamente sosterrà il nostro cammino, illuminerà anche noi sacerdoti, perché amava tanto noi sacerdoti. Possiamo dire che oggi non è una giornata triste, ma una giornata pasquale, perché alla luce del mistero di Cristo risorto, la morte e la celebrazione ultima della Pasqua sono le celebrazioni delle nozze con il Dio, lo sposo dell'umanità e di ciascuno di noi. Se mi posso permettere, posso chiedere un piccolo aneddoto, una cosa anche magari banale, leggera, che magari ricorda di Monsignor Cozzi, che ne so, anche magari una risata per un episodio. Sì, ecco, la risata, diciamo, sul volto suo c'era sempre il sorriso, c'era questo, anche delle battute molto belle. E poi quello che mi colpisce, lascia certamente un segno profondo in me sacerdote, attendeva questi incontri,
li viveva, direi, in una forma intensa, semplice, ma anche relazionale, che ci commuoveva proprio. E questo è il sorriso, la semplicità, l'attenzione, il sostenerci anche in alcuni momenti di difficoltà nostra. Ecco, si sentiva presente e come vecchio professore, come vecchio rettore, ma soprattutto come vescovo, ecco, ci dava tanta, tanta speranza cristiana. Grazie, grazie, grazie. Eccellenza, da dove nasce il rapporto con Monsignor Cozzi? Nasce il rapporto con Monsignor Cozzi perché è stato sempre una figura splendida ed è anche stato mio amico. E io ho potuto fare conto che mi si dovevo adattare a lui, perché era una formidabile figura di sacerdote, di vescovo, e allora, essendo diventato vescovo, ho dovuto fare in modo che praticamente imitassi lui. E allora, la conoscenza dove è avvenuta, eccellenza? È avvenuta verso il seminario, però lui stava avanti a me e io stavo praticamente al liceo. E allora la figura di lui è stata sempre molto splendida. E poi ho potuto riceverlo da me e ho potuto anche fare un'amicizia più completa per quanto mi è stato possibile, perché io perché sono ammalato e allora condividiamo la malattia, e posso dire che è stato un esempio per me. La città, i paesi, ecco, dove vi frequentavate? Io sono di Nocera, Sarno, e sono di Siano, e ho completato gli studi al seminario regionale, dove lui ha completato gli studi. Grazie, grazie eccellenza. Grazie. Allora eccellenza, una giornata triste ma gioiosa al tempo stesso, ecco, questi due sentimenti che quasi si contrappongono. È la verità della speranza cristiana. Speranza cristiana che è la contemplazione del dono di Dio, il sapere che tutta la vita è dono di Dio, e la certezza di essere chiamati a vivere quel dono nella sua pienezza. E quindi in questa speranza si muove tutta la vita del cristiano. Monsignor Cozzi ci ha dato questa testimonianza, l'ha vissuta intensamente, e il suo modo di essere nella semplicità, nel sorriso, come si ricordava, è sicuramente il segno di questa testimonianza, di questa speranza, di chi vive sentendo di essere vivo per grazia di Dio e cammina incontro alla grazia di Dio. Un suo ricordo personale? Beh, insomma, sono tanti, ecco, soprattutto, ripeto, quella sua serenità, quella sua semplicità. Forse è la prima volta, diciamo, che è stato eletto vescovo, quindi parliamo di 13-14 anni fa, insomma, e nella conferenza episcopale mi incontrò dicendo: ma io ti ricordo bambino. Per dire, insomma, questi sono i ricordi personali. I ricordi più intensi invece, un corso di esercizi spirituali che predico ai sacerdoti di Teggiano Policastro, e facendo riferimento a un intenso insegnamento di Paolo VI, dicendo che il sacerdote è stampato sull'Eucaristia, prende quella forma. Insomma, è tanta ricchezza, ringraziamo il Signore. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Tanta tristezza, tante persone davvero affrante per questa perdita, ma allo stesso tempo anche gioiose. E la fede cristiana, che ha una contraddizione, è segno di contraddizione per il mondo. La fede cristiana è di per sé segno di contraddizione. Perché? Perché mentre dice che noi possiamo vivere il centuplo qua giù, come Monsignor Cozzi ha fatto, poi ci promette la pienezza. Allora, sembra una contraddizione, ma nella celebrazione di oggi c'è veramente il riassunto della vita cristiana. Oggi noi abbiamo accompagnato un nostro fratello vescovo nel suo incontro definitivo con il Signore, e lo abbiamo fatto con gioia cristiana e con tristezza umana, ma con la consapevolezza che la fede cambia la vita oggi, così come Monsignor Cozzi ci ha sempre testimoniato. Eccellenza, un ricordo personale, anche magari un aneddoto anche simpatico magari. E quando sono stato nominato vescovo, lui mi ha chiamato e mi ha detto:
Vincenzino, ti raccomando, resta te stesso, non cambiare, perché va bene così. Grazie Eccellenza, grazie.